Amiche e amici, bentrovati a questa mezz'ora con Dompi. Come avevo promesso, dopo tante richieste, anche appunto da tante amiche e tanti amici, mi sono ripromesso di riprendere appunto questi appuntamenti. Lo facciamo all'inizio dell'avvento, siamo nella prima settimana d'avvento, quindi cominciamo le nostre mezz'ore. E quest'anno lo facciamo in maniera un po' particolare, cioè ho pensato che sarebbe stato bello dialogare con degli amici. Quindi le mezz'ore di queste settimane, ecco, saranno dialoghi con degli amici su dei temi importanti, che a meno che io reputo importante. E il primo di questi incontri è con un mio carissimo amico, nonché Gianni Marmorini. Molti di voi lo conoscono già, è volto noto di tanti appuntamenti Zoom e per chi è stato in Casentino con me, reduce magari anche del bellissimo trekking che abbiamo svolto nell'estate scorsa, l'ha conosciuto di persona. Gianni è parroco di Papiano, nel Casentino appunto, posti splendidi, ed è grande appassionato della Bibbia. Quando parlo con Gianni di Bibbia, per me è sempre un arricchimento, anche perché lui dice che io di Bibbia non capisco nulla, ecco, quindi. No, di Antico Testamento, ma diciamo così. E allora, ecco, io quando parlo con lui mi arricchisco sull'Antico Testamento. E Gianni, veramente, questa non è una battuta, è veramente, lo sentirete adesso, grande cultore dell'Antico Testamento, è uscito ormai quanto tempo fa il libro del Santo. 2018. Ecco, nel 2018 esce con questo libro che vi consiglio, Isacco, il figlio imperfetto, un bellissimo studio approfondito sulla figura di Isacco. In particolare viene analizzato l'episodio drammatico, ecco, del sacrificio di Isacco. E comunque è un testo che andrebbe letto, ecco. E allora io ho chiesto a Gianni di dialogare con me sull'Antico Testamento, ecco. E in particolare l'idea di fermarci sul Coelet, ecco il libro su cui vogliamo così dialogare, discutere oggi. Questa idea è nata quando Gianni mi ha detto che si sta fermando in questo periodo, lo sta anche portando in giro in diverse conferenze. Io mi ero fermato sul Coelet alcuni anni fa, dopo una lettura attenta, è un libro veramente affascinante. Quindi Gianni, grazie anzitutto di aver accettato e benvenuto a questa mezz'ora con Dompi e questo appunto possiamo dire con Dompi e amici, ecco. Grazie Paolo, grazie tantissimo dell'invito, intanto perché mi piace molto fare delle cose con te e poi perché penso che davvero che insieme si vede di più, si allarga lo sguardo, ci sia possibilità di mettere davanti alla nostra attenzione più spicchi di, vorrei dire, di verità è anche un po' esagerato, ma insomma più spicchi di tutto quello che ci circonda, compreso dei libri della Bibbia, insomma, quindi sono molto contento. Poi molte delle persone che ci seguono già da prima che noi ci conoscessimo, ci seguivano già tutti e tutti, e quindi anche gli altri che credo che chiamerai, che saluto con affetto, non so. Se Paolo Zambaldi, Gamberini, insomma, tutti, vabbè. Comunque sono molto, molto contento. Poi devo dire che a me questo tema sul libro del Coelete mi intriga, mi affascina davvero in maniera particolare. Credo che sia davvero un libro per i nostri tempi, ecco, più che per altri tempi. Guarda Gianni, io comincerei
da una citazione, perché una citazione che ho sempre amato molto di Franz Kafka, questo grande autore, romanziere. Ti leggo un libro, scusa, ti leggo un passo di un suo libro, che parla proprio dei libri. Io lo reputo veramente centrato per il nostro discorso sul Coelete. Kafka dice: se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? Buon Dio, dimmi tu, saremmo felici anche se non avessimo dei libri, e quei libri che ci rendano felici potremmo a rigore scriverli da noi. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci piombano addosso come la sfortuna, che perturbano profondamente come la morte di qualcuno che amiamo di più di noi stessi, come un suicidio. Un libro deve essere una piccozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Ecco perché ho letto questo passaggio, perché quando ci accostiamo al Coelet, questo libro della Bibbia, questo libro che è proprio nel mezzo, come un diamante incastonato nel tessuto biblico, ci colpisce proprio, almeno a me fa questo effetto, un pugno nello stomaco, è veramente una piccozza che rompe il mare di ghiaccio che mi porto dentro. Ecco. Il libro del Coelet è un libro misterioso e scandaloso. E la prima, così ti butto lì, dimmi se condividi, è un libro, credo, per coloro per cui la vita non dice più nulla. Per coloro che sono in attesa, coloro che hanno fatto grandi esperienze, ma alla fine dicono: la vita non è tutta qua, ecco. O meglio, la vita è tutta qua, ecco. È per questo che lo trovo scandaloso. È un libro dell'inquietudine. Per l'autore, credo, per il Coelet, la vita, l'amare, il vivere, l'avere tante anche soddisfazioni, il provare affetti, alla fine non è sufficiente, non basta soddisfare il cuore. E il libro degli insoddisfatti, cosa condividi, Gianni? Sì, condivido pienamente. Non so se Kafka, prima di risponderti, quando ha fatto questa citazione, fosse proprio uscito, chissà, dalla lettura del Coelete, perché quando lui parla così dei libri, penso proprio a come finisce, anche se probabilmente è un'aggiunta, no, di un discepolo del Coelete, proprio come finisce il libro. Le parole dei saggi, dice il libro, sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. È proprio come dire che questo libro ha proprio il compito di essere un pungolo e un chiodo piantato, cioè un pungolo per andare avanti, ma anche un chiodo piantato e tutto quello che rappresenta un chiodo piantato. Io sono rimasto fulminato da alcune immagini, anche quando apro un po' la Bibbia. Ad esempio, il rabbino Laras, era il rabbino capo di Milano, morto qualche anno fa. Ho sentito da lui una conferenza sul Coelet e lui disse che il libro del Coelet era il libro più letto e più amato e più considerato all'interno dei campi di sterminio. Molti ebrei, un po' come anche i musulmani che imparano a memoria il Corano, anche molti ebrei sanno a memoria passi interi della Sacra Scrittura. E quindi pensare, ecco, che c'è un libro anche per quella situazione che non ha futuro, che è assurda, che non ha futuro ma non ha neanche presente, dove il passato è solamente un grande peso. Cioè l'idea che ci fosse un libro che può parlare anche, pensate davvero a tutto quello che può significare, in un campo di sterminio. E oltretutto un libro come il Coelete, no? Che da una parte questo suo inizio folgorante, no? Su tutto è vanità, tutto, no? E dall'altra questo invito persistente che torna più volte, poi credo entreremo
nei temi, un invito alla gioia, no? Pensate, in un campo di sterminio, in una baracca, o ai lavori forzati di questa gente, sentirsi dire godi la vita, sembra quasi un assurdo. Devo dire, è un libro che fa veramente pensare che cosa c'ha, che magari noi che viviamo in maniera molto tranquilla non riusciamo neanche a farci scalfire, no? Ma questo libro era importante soprattutto in quelle condizioni. Guarda Gianni, quello che mi colpisce è per quello che lo trovo scandaloso questo libro e mi chiedo, mi ricordo che era anche la domanda che si faceva, che si poneva il Cardinal Ravasi, no? Diceva, ma cosa si sta a fare un libro così dentro la scrittura? E stavo pensando adesso forse. Siamo al capitolo 2, al versetto 17, leggo. Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Lui dice ho odiato la vita e tu mi insegni che in ebraico questo ho odiato la vita è reso con un perfetto. Quindi si potrebbe rendere io odio e continuo a odiare la vita. E quindi è veramente il cantico, possiamo dire, il canto di un uomo che ha sperimentato tutto nell'esistenza ed è arrivato a questo, a odiare la vita. Tenere in odio la vita. Tu dici che è stato letto nei campi di sterminio. Io penso a chi odia la vita, a chi odia per coloro per cui la vita è insopportabile. No? Sto pensando adesso al caso di cronache che conosciamo tutti, no? Questo Mario, no? Che ha chiesto di porre fine alla sua vita. Quindi io non mi scandalizzerei che esiste questo libro perché non stoni neanche sulle labbra di questo Mario. Per tutti quelli che hanno goduto certamente nella vita, hanno trovato piacere, ma al tempo stesso no, la trovano in odio adesso, non la sopportano e chiedono soltanto di poterla finire questa vita. Quindi ecco perché credo che sia scandaloso questo tempo. Se è parola di Dio, ecco, no? Perché noi crediamo che è parola di Dio, ma poi qua si aprirebbe tutto un discorso, ecco, però è veramente scandaloso questo libro. È bellissimo questo riferimento che hai fatto a, possiamo chiamarlo proprio al nostro fratello Mario, è bellissimo Paolo, perché davvero, ecco, uno come lui, che cosa può leggere? Come può trovare casa dentro la Bibbia? Non può trovare casa dentro, non lo so, un annuncio di vita, un annuncio entusiastico, un annuncio positivo, no? Può trovare casa solo in questo grido, come anche in quello di Giobbe o anche in quello di Geremia, insomma, in alcuni dei profeti. Ed è davvero così, è davvero. Può leggere questo libro, ha un libro della Bibbia che può far suo. Io credo, anche anch'io credo, che questa domanda che ci sta a fare un libro così, perché sappiamo che questo libro insieme al Cantico dei Cantici, forse il Cantico dei Cantici ancora un po' di più, ha trovato molte difficoltà, molte discussioni per essere accettato all'interno del canone, no? Ed è entrato grazie anche a delle sviste, a degli errori, a delle comprensioni che in quel momento non avevano la possibilità di essere dimostrate, no? Perché si credeva che fosse un'opera del ormai vecchio e saggissimo Salomone, quindi un personaggio di una tale importanza che non era immaginabile che non potesse far parte della Bibbia, o perché per quella pessima interpretazione, un po' che sotto il sole è così, ma sopra il sole è tutta un'altra cosa. Noi abbiamo, ad esempio, i padri della Chiesa che su questo testo, come anche su molto altro, ma era un tempo diverso dal nostro, hanno avuto delle interpretazioni veramente difficili che comunque hanno lasciato il segno nella nostra tradizione, no? Perché forse non si sa riferirlo al libro del Coelet, ma
L'idea che in pratica bisogna non godere della vita, non godere delle gioie della vita, perché quello che conta è quello che è oltre questo sole. San Girolamo, Sant'Agostino leggevano in questo testo un libro che insegna il disprezzo del mondo, il disprezzo della vita, che insegna ad aspirare a quella vita che non comporta la vanità che è sotto il sole, ma dove brilla il sole perché l'ha creato Dio. Quindi è veramente così, invece c'è posto per tutti nella Bibbia, no? Anche per quelli che a noi ci dà fastidio sentire, no? Perché certe espressioni del Coelete sono veramente fastidiose, insomma, ecco, per una religione un po' impostata, teologicamente perfetta, insomma, è un libro che crea veramente, che ribalta, ecco, Ecco, credo. questo è bello perché possiamo dire che non c'è uomo, non c'è situazione, non c'è sentimento che non possa relazionarsi con il divino in qualche modo, no? Ciascuno è recipiente del divino. Forse, e questo lo vorrei dire poi alla fine, no? Forse il Coelet con la sua con la sua visione del mondo così molto lucida, disincantata, perché è il canto di un disincantato, no? Questo. Ecco, eppure può fare questa esperienza del divino anche lui, quindi non c'è situazione che possa uscire dall'orizzonte divino. E mi viene in mente una citazione di Simone Weil, questa donna straordinaria, filosofa morta in pieno secondo conflitto mondiale nel 1943. Senti questo passo, lei dice: Dio e l'umanità sono come due amanti che hanno sbagliato il luogo dell'appuntamento. Tutti e due arrivano in anticipo sull'ora fissata, ma sono in due luoghi diversi e aspettano, aspettano. Uno in piedi, inchiodato sul posto per l'eternità dei tempi, l'altra è distratta, impaziente, guai se ti stanchi e se te ne vai. Ecco, io credo che in qualche modo il Coelet è uno, no, è questo che ha sbagliato forse il luogo dell'appuntamento col divino, no? Ma va bene anche così, mi viene in mente Aspettando Godot, no, del grande Beckett. Ma quanti uomini, quante donne sono in questa situazione che aspettano, aspettano e forse l'incontro col divino non lo fanno mai per poi scoprire che il divino si dà proprio là dove salta l'appuntamento, no? Perché in fondo è possibile anche questo. Quindi così mi è venuta in mente questa riflessione della Vai, no? Che mi sembra anche interessante. Molto bella, molto bella. A me piace molto, ad esempio, una definizione che dà Luigino Bruni, quell'economista del Movimento dei Focolari, insomma, che adesso sta tirando avanti proprio l'economia di Francesco, molto importante. Ha scritto dei libri, anche un libro sul Coelete, e lui dice che il Coelete è il libro del sabato santo, cioè è il libro che si pone tra qualcosa che è finito e qualcosa che non è ancora cominciato, tra il venerdì santo, dove tutto è finito, e la domenica di Pasqua, dove tutto ricomincia. Quindi c'è questo non essere nel luogo giusto, non saprei, ma io credo che la cosa che io sento più forte, io credo che tutto, a mio modo di vedere e di leggere, non voglio certamente dire che è così, è solo il mio modo di leggere. Io credo che tutto il libro, anche se parla in un modo molto chiaro, non è mai il linguaggio della sentenza, della definizione. Sembra quasi che Coelete sia veramente uno che espone delle idee e ce le mette davanti e ci chiede: ma tu che ne pensi? È davvero così? Quasi come se fosse tutto un libro, un'unica grande domanda, e di prendere tutte le affermazioni che lui fa. Tra l'altro queste affermazioni, non so se anche tu hai
sono veramente, come dire, un po' come la nostra vita. Ci sono dei giorni felici e dei giorni noiosi e dei giorni veramente brutti. Ecco, leggendo il Qwerty si passa da dei momenti proprio, io vorrei anche dire, godi la vita con la donna che ami, bevi il vino con cuore lieto, vesti in maniera candida, profumati la testa, sono davvero molto belle, con tantissime altre espressioni come quelle che hai letto prima, che tutto è un'illusione, tutto è non solo vanità, che poi sarebbe più vacuità, il nulla, tutto è un nulla. Ma anche quell'altra espressione che si accompagna spesso, tutto è inseguire il vento. Pensa un po' che immagine che ha avuto inseguire il vento, no? Cioè proprio, no, non è che andare verso una meta, è inseguire il vento, il nulla. Ecco, nel quale c'è questo continuo saliscendi di sensazioni, di sentimenti, di domande che rappresentano un po' la nostra vita. Ecco, io. E credo che il suo linguaggio sia come una grande domanda, che ogni affermazione che fa in realtà sia una domanda che ci pone. È davvero così? Sì, infatti questo è quello che dicevo prima, è l'inquieto che pare non soddisfarsi di nulla, nel senso che lui mangia tutto, beve tutto, tocca tutto, nel senso che si gode la vita in qualche modo, ma non trova. È molto orientale, ecco, no, questo, nel senso di estremo oriente, nel senso. Tu sperimenta tutto, ma sappi che nulla è in grado di comperti il cuore, no? In qualche modo. E appunto è un disincantato, è uno che ha provato e dicendo: ma va bene, se la gioia c'è, godiamo, non c'è, va bene lo stesso, c'è il dolore, ma certo, perché siamo, fa parte è la cifra umana. E tornerei, Gianni, sul, diciamo, per cui è stato anche forse reso famoso il Coelet, no? Che questa parola che è tradotto anche secondo me malissimo, con vanità, perché il grande danno di aver tenuto ancora nell'ultima traduzione del 2008 è stato tradotto ancora con vanità. Però vanità, tutto è vanità, no? La prima frase è vanità delle vanità. Vanità delle vanità, tutto è vanità, no? Quale guadagno viene dall'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Perché dico che questo termine, secondo me, non è tradotto bene? Perché risente ancora molto di un concetto moralistico. Dire vanità richiama vanitoso, no? È già un giudizio morale, ma sicuramente il Coelete non voleva dare un giudizio morale. Allora, Hevel, come mi insegni, no? Tu che sai bene l'ebraico, è proprio nuvola di vapore, ecco, tutto è nuvola di vapore, gocce di rugiada che scompare al primo raggio di sole, è un alito sul vetro, ecco, potrebbe essere reso bene così, credo, no? Hevel è l'alito sul vento che c'è un momento, poi scompare. E mi ha colpito. Che tra l'altro torna tantissimo questa parola 38 volte mi sembra nei 12 capitoli di Coelet, ma torna anche in alcuni passi dell'Antico Testamento. Ad esempio, nel Salmo 144 il salmista dice: l'uomo è simile a vanità, è simile a questo alito sul vetro. Hevel, i suoi giorni sono come ombra che passa. Però quello che mi ha colpito è che il fratello di Caino, quello che viene tradotto con Abele, la radice è proprio il medesimo, no? Abele è l'uomo che non esiste in realtà, è colui che non parla, che non dice nulla, che è il secondo, non ha discendenza, non lascia nulla, non costruisce nulla, mentre Caino è il fratello che ha costruito città, e il Caino è quello che ha avuto una discendenza. E compare nella Genesi, nella prima famiglia umana, come alito di vento, c'è per un momento, poi scompare. Però viene citato 7 volte Abele, 7 il numero della completezza, a dirci forse che Abele sta per
proprio nella sua insignificanza. Il suo essere sta nel suo non essere, il suo apparire sta nel suo non apparire, il suo rimanere nell'essere vapore, a dirci quasi la cifra di tutta la scrittura, che conta ciò che non conta, che non sono i potenti, i costruttori, quelli che rimarranno, ma quelli che compaiono come in fondo come un alito di alito sul vetro, o come un seme che marcisce, ma perché soltanto perché marcisce può produrre frutto. Sì, io credo che il riferimento è proprio un riferimento chiaro al personaggio Abele, al fratello di Caino. Proprio io non so, mi sono chiesto a volte, ora parlando in libertà lo dico proprio volentieri, se questa inconsistenza, questa vuotezza, questo nulla che è Abele e che ripete spesso il libro del Coelet, non abbia qualcosa a che fare con il concetto della mancanza, del vuoto, concetto psicanalitico, non saprei come dire, no? Come se fosse la matrice del desiderio, come se fosse l'esperienza del volere qualcosa, del cominciare a desiderare, e quindi del nascere. Abele rappresenta proprio questo nella vita, l'hai proprio folgorato, cioè è proprio il nulla, no? non lascia ombra, rimane un vuoto. Così come ad esempio io penso, un'altra cosa che mi piace, devo un po' l'attenzione a molte delle cose che dico, soprattutto su questo libro, mi fanno ritornare alla mente Paolo De Benedetti, che ho ascoltato tante volte a riguardo, era uno dei suoi libri preferiti questo, come un po' delle persone che sono avanti negli anni. Comunque diceva che nella nostra Bibbia, non è così nella Bibbia ebraica, ma nella nostra Bibbia il Coelet si trova a metà. Non è l'inizio di un cammino e non è neanche il culmine, la meta. È dopo un po' che cammini ti fermi e ti fai delle domande che all'inizio non ti avrebbero fatto partire, o che se fossero alla fine direbbero che hai camminato in vano. È come dire, no, tu parti per un viaggio e a un certo punto ti fermi e inizi a valutare, come proprio dice lui, ho valutato le cose della vita, la sapienza, la follia, la soddisfazione, il piacere, l'azione, il fare le cose, insomma, tutte le cose che lui ha analizzato. Ecco, io trovo molto importante questo, perché credo un po' che la Bibbia un po' ripercorre la nostra vita. C'è il momento, so che questo tema può essere caro, ma è caro molto anche a me, c'è un momento quando noi nasciamo alla vita che abbiamo bisogno di chi si prenda cura di noi, di un padre e di una madre che amorevolmente ci tengono per mano, vegliano su di noi e ci fanno andare. Ecco, a un certo punto si incontra il Coelet, questo Dio così provvidente, così materno, che ci piace tanto. A un certo punto è come se sparisce, è come se lasciasse un vuoto, così anche nel libro di Giobbe, io direi, no? Ma ora, tra l'altro, sono libri che si assomigliano molto su questo. Ecco, io credo che la finalità di questo libro è proprio quello di chiederci di far fare un salto alla nostra fede, di lasciare da una parte un'idea un po', io vorrei dirlo con molto rispetto, ma un po' infantile, di un Dio che vede e provvede, e la nascita invece è la nascita dell'uomo che deve fare il suo cammino, deve ripenare la sua vita, deve provare a dargli un senso, e lo fa analizzando tutto quello che c'è, tutto quello che è intorno. Quindi secondo me è vero, no? Dicono, e a me piace molto questa espressione, io non credo che sia un libro ateo, credo che sia un libro è privo di religione, ma non ateo, o perlomeno non ateo rispetto a un'idea di Dio che piano piano si è fatta strada anche nella Bibbia, insomma, no? E per me il culmine di tutto questo è la scomparsa, quando Gesù è sulla croce
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quel fare i conti con quel vuoto. Perché in quel momento Dio è di nuovo Abele, è Dio che diventa proprio Abele. Sì. Ed è un passaggio molto importante. E guarda Gianni che mi viene in mente e l'ho scoperto leggendo dei commenti ecco, sul Coelet, è interessante come beh, Giobbe arriva alle medesime conclusioni, ma se noi leggiamo la lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento, al capitolo 4, Giacomo dice: ma che cos'è la nostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Questo lo dice Giacomo nel Nuovo Testamento, quindi a dire che in realtà questa percezione della vita come un momento, come effimera, appartiene all'uomo biblico, ma appartiene a tutte le grandi tradizioni. Ho detto prima che leggendo il Coelet mi viene in mente la tradizione orientale. C'è un passaggio del Sutra del Diamante, uno scritto buddista fondamentale, dove si dice: sogno, visione, nulla, ombra, rugiada, lampo e la vita terrena. Quindi io credo che il Coelet ci aiuti a fare veramente un bagno di realismo, un bagno di disincanto e veramente, come direbbe poi Bonhoeffer, ci aiuta a affrontare la vita etsi Deus non daretur, no? Come se Dio non ci fosse, perché Dio non può essere il Dio degli infanti, no? Nel senso che la stampella tutte le nostre imperfezioni, le nostre incapacità, ecco. È come se gettasse via la stampella di Dio, no? Coelet, a dire la vita è questa. E quindi anch'io concordo nel dire che non è un libro ateo. Coelet non si può definire un ateo, perché a parte che tu lo sai benissimo che la categoria di ateismo nella Bibbia non c'è, nel senso è nostra questa categoria, ecco. Però lui dice: Dio c'è ovviamente, infatti lo cita, però l'azione divina è impenetrabile, è improponibile ogni ricerca di senso, ogni parola consolatoria. Non è che la vita non ha senso, ecco, ma è impossibile all'uomo scorgerlo all'interno della vita, ecco. Quindi Dio c'è, ma non ha un grande. C'è, ma non può essere considerato un appoggio, non può essere considerato un appiglio, ecco. E stai attento a non aggrapparti al grande genitore divino che ti tolga le castagne dal fuoco, perché la vita è questa, ecco. Poi un'altra cosa che mi ha colpito molto è questa concezione dell'aldilà. Anche questo ci dovrebbe aiutare molto, no? La lettura del Coelet. Lui dice che la medesima condizione di destino, di dissoluzione, accomuna bestie e uomini. No? Siamo al capitolo 3, versetto 19, magari lo prendo perché è interessante. Lui dice: infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa, come muoiono queste, così muoiono quelli, c'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie perché tutto è vapore, tutti sono diretti verso il medesimo luogo, tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritornerà. Cioè, proprio è potentissimo, ecco, no? Cosa dici? Io credo che questa voce è davvero di un'importanza straordinaria. A volte si sente dire da molti religiosi che la Bibbia è un libro compatto che esprime un'idea ed è tutta coerente, quasi come se non ci fosse proprio all'inizio della Bibbia il racconto della Torre di Babele.
dove gli uomini avevano un unico linguaggio, un'unica idea, erano uniformi. Ecco, la Bibbia non è uniforme, proprio che ne dicono, come anche i Vangeli non sono uniformi, sono veramente, come alcuni hanno detto, quattro ritratti di autore. È vero che tutti riprendono Gesù, ma ognuno con i propri occhi. Ecco, nel Coelet c'è proprio questa libertà, anche rispetto a tantissime altre pagine. Non so, per fare un esempio breve, rapido, perché è facilmente intuibile. Prendiamo il primo racconto con cui si apre la Bibbia, l'inizio, no? Dove tutto è perfetto, tutto è ordinato. Un racconto che a me piace molto dire questa cosa, che no, non porta addirittura nessuna forma negativa in tutto il racconto. E guardate, non esiste. Cioè, qualunque pagina di un libro, di un romanzo, di un trattato, uno si ritrova a leggere, una forma negativa la si trova per forza. Un nessuno, giammai, neanche, non è possibile, fa parte del nostro linguaggio usare le forme negative. Ecco, nel primo racconto non ce n'è neanche una, nel primo racconto tutto è perfetto, c'è una perfetta corrispondenza tra parola e volontà divina e la realtà. Cioè, tutto è programmato, tutto è in un percorso di benedizione, e tanto che quando Dio guarda il tutto dice: è tutto davvero molto bello, molto buono, ma tutto questo molto bello, qui non c'è niente di Hevel, non c'è niente di Abele, non c'è niente di vuoto in questo racconto. Ma teniamo presente che questo racconto non produce storia, è un racconto che non è fertile, non è fecondo, è sterile. Da questo racconto non nasce niente. Il racconto che fa nascere la storia è quello che inizia. Con subito un'infinità di negativi, non c'era nessun cespuglio perché Dio non aveva fatto piovere, perché non c'era nessun uomo che coltivasse, la terra non era stata, tutto pieno di negativi, quindi di vuoti, quindi di vuoti, quindi è il vuoto che fa, nel quale te la vita non è una benedizione, è ingabbiata in un ripetersi continuo di situazioni sempre uguali, le cose non arrivano mai al termine, no? Tutti i fiumi portano l'acqua al mare, ma il mare non è mai pieno, no? Non c'è mai una sensazione di pienezza, di arrivo, di pienezza, non ci sono mai novità veramente sostanziali, no? Quello che accade è già accaduto, non c'è nulla di nuovo, la storia non ha mai insegnato nulla, poi tra l'altro, no? Anche una visione sul cammino dell'uomo molto pesante. Ecco, nella Bibbia c'è questa dialettica, insomma, no? Un po' come nella Chiesa di oggi, no? Tra chi vede, tra chi pensa che concepisce ancora un Dio, molto della provvidenza, non saprei come dire, e invece nuove forme che sono sempre quelle che si legano di più al presente di oggi, no? Dove non ci rendiamo conto che questo Dio sta dormendo sulla barca. È su un cuscino e non vuole essere svegliato. Quindi, secondo me, Coelete è proprio il libro della nostra epoca, dei nostri pensieri. È quel libro che ci fa forse più di altri, forse anche più di Giobbe, secondo me, che ci chiede proprio che la nostra idea di Dio, la nostra opinione di Dio, non Dio, noi non ci arriviamo a questo, deve Infatti. aprirsi, deve essere messa in discussione. Tra l'altro, scusa se ti rubo ancora, ma io trovo molto significativo, e la cosa mi fa anche un po' arrabbiare, e credo che bisogna fare qualcosa anche a riguardo, che non si legga mai il Coelete. Si leggono quattro versetti ogni 3 anni. Ogni 3 anni. Si leggono, pensate, quattro versetti, non quattro capitoli, sono 11 capitoli, non è neanche un libro molto grande. Non mi ricordo adesso quanti versetti siano, qualche centinaio di sicuro. Ecco, se ne leggono quattro ogni 3 anni, come se non esistesse questo libro, come se non avesse niente da dirci. Ma Perché triste, questa cosa è è triste. scandaloso, no? È scandaloso, sì. Infatti, chiudiamo perché siamo già oltre la mezz'ora. Infatti, non saranno più mezz'ore con Dompi, ma saranno 3 quarti d'ora con Dompi. Ecco. Mi ha colpito nel capitolo 12, a 12 capitoli Coelet,
c'è un grappolo di versetti nel capitolo 12, sono quelli che vanno dal 9 al 14, che gli studiosi ormai concordano nel ritenerli non della penna del Coelet, ma di un redattore finale, no? In certo senso Coelet, questo redattore, vi leggo 13-14, conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Cos'è che colpisce? Che queste cose il Coelet non l'avrebbe mai dette, non l'avrebbe mai scritte. È un redattore finale che in qualche modo verga lo scritto dicendo: voi avete ascoltato questo, ma tenete conto che Dio giudicherà, temi Dio, osservi i suoi comandamenti. Cioè il maestro, no? Il maestrino in qualche modo che fa le correzioni. Mi è venuto in mente che quando spesso parlo nelle parrocchie, soprattutto mi è capitato a Bari un po' di tempo fa, io ho parlato un'ora, poi prende la parola il parroco e dice: bene, adesso però state attenti perché in realtà è così, così, cioè frantuma tutto quello che ho detto, no? Ma e sembra che il redattore finale con Coelet faccia così, no? Nel senso che è un libro veramente che scandalizza, però credo che il grande servizio, grande dono che il Coelet ci fa, e che ci dica ancora una volta, come Gesù farà più tardi, che tutti, ma proprio tutti, uomini e donne ferite, spezzati, delusi, che odiano la vita o che non credono in Dio, ecco, ma tutti possiamo avere diritto di cittadinanza nel mondo di Dio. Ecco, questo è il grande grido del Coelet, credo. Sì, bellissimo, però non so, non è che voglio chiudere io, per carità, dopo riprendi te. A me piace molto, credo che davvero... volevo dire questo, scusa. C'è chi sostiene, c'è un bellissimo libro scientifico, devo dire, non di lettura facilissima, però è veramente molto completo, di Luca Mazzinghi, Il Coelet. Ho cercato e ho esplorato, edito dai Deoniani di Bologna. Dove ad esempio lui suggerisce, ora io lo dico in un modo un po' banale, speriamo che Luca non senta, sennò si arrabbia pure, ma che sia stata addirittura una, lo dico, furbata di Coelet perché il libro venisse preso in una certa considerazione. Temendo proprio il fatto che talmente, cioè, insomma, voglio dire, come si fa a leggere in chiesa, no? Quando si legge, avete presente questo capitolo 5, la fine del capitolo 4, bada tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici come fanno gli stolti. Come a leggere in chiesa, questo è come darsi le martellate sulle mani, insomma, no? Uno dice allora... Però usate un precipitoso, no? Cioè, è veramente potente. O addirittura, pensate un po', io ad esempio, la scoperta del Coelet per me è stata molto tarda, perché io cresciuto in seminario e poi le letture che fai sono quelle della messa, non lo leggi il Coelet, no? Ma pensate come può essere rivoluzionario per noi sentire dire: su, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha gradito le tue opere. Noi che si insegna sempre che Dio è sempre scontento di noi. In ogni tempo siano candide le tue vesti, no? Cioè cerca i vestiti belli e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole. Parola di Dio. Godi la vita con la donna che ami. Parola di Dio. Già questo verbo godi è un verbo che si usa con molta difficoltà, no? Perché godere, il piacere, richiamano alla mente situazioni imbarazzanti per noi religiosi, ecco. Quindi straordinario. Guarda Gianni, beh, io con te, chi ci conosce lo sa, potremmo andare avanti delle ore, ma
Sono 45 minuti che parliamo, quindi possiamo chiudere qua, magari faremo un'altra puntata sul Coe, magari una sera, ecco, possiamo trovarci in diretta, ecco, assieme agli amici, in modo che possano anche intervenire. E chiuderei proprio con questo passaggio che ritorna, no? Non c'è meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Ecco, non è lo scrittore, l'autore, diciamo, della gioia il Coelete, no? Perché se lo leggete ve ne rendete conto. Però io credo che, e forse abbiamo bisogno oggi, qualcuno che ci dica che quello che ci rimane da fare in questo deserto, anche perché tutti facciamo esperienza della fatica, e basta guardarsi intorno a quello che succede, ecco. Io credo che il Coelete ci inviti semplicemente a cogliere in questo scenario lunare che è la vita, le piccole gioie che Dio dissemina, no? Che la vita ci propone. A non perdere quei brandelli di pace, di gioia che si intrecciano al dolore, no? Al non senso, ricordando però che anche questo. Rincorrere e godere delle piccole gioie, e qui cito ancora Coelete, anche questo è vuoto e fame di vento. Ti faccio fare un'altra chiusura perché mi è venuto in mente ora Paolo, dai, un minuto, un minuto. Oggi è la giornata contro la violenza delle donne. Il Coelet sulle donne non ci cappa niente. Ha veramente delle espressioni infelici, ma infelici proprio ai massimi livelli. Espressione questa che ci dice che bisogna sempre stare attenti. Quando di fronte alle parole della Bibbia si dice parola di Dio, non è il pensiero di Dio, no? Avete presente quando dice amara come la morte è la donna, terribile, no? Oppure un uomo giusto su 1.000 l'ho trovato, ma una donna mai. Ecco, De Benedetti diceva, ma doveva essere uscito da esperienze molto dolorose, era molto arrabbiato quando scriveva Chissà che questo. moglie aveva, ecco. Vabbè. No, ma guarda Gianni, che poi San Paolo poco tempo dopo dirà le donne tacciano, ecco, in assemblea tacciano, quindi vedi che, e poi basta ripercorrere 2000 anni, tolto la parentesi di Gesù, la religione con le donne non ci hanno azzeccato nulla, e oggi la Chiesa penso che deve solo tacere di fronte a tante situazioni anche, no? Quando viene tirata in ballo la donna. Comunque, questo è anzi, vorrei dedicare una di queste mezz'ore su questa tematica con una cara amica che è Paola Lazzarini. Quindi, grazie Gianni, grazie di aver così dialogato con me, e alla prossima. Grazie. Grazie a te Paolo e un saluto a tutti gli amici e le amiche. Grazie, grazie a tutte e a tutti.